Cari amici di Fede e Cultura, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento del sabato pomeriggio per leggere e commentare insieme la pagina di Vangelo che la Chiesa proclama, seguendo la forma straordinaria del rito romano, questa preziosa e antica forma di liturgia. Domani il Vangelo che la Chiesa proclamerà è tratta dal Vangelo, la sequenza è tratta dal Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 19 di Luca, versetti da 41 a 47. Leggo come sempre dalla traduzione italiana. Sapete che il Messale festivo tradizionale sul Morum Pontificum eh, che seguiamo per questi nostri consueti appuntamenti del sabato, commenti del sabato, eh, presenta eh, latino e italiano a fronte. Leggo dunque la sequenza di Vangelo. In quel tempo Essendo Gesù giunto vicino a Gerusalemme, scorgendo la città, pianse su di essa, dicendo, se in questo giorno avessi conosciuto anche tu quello che occorreva per la tua pace, ma tutto ciò è ormai nascosto ai tuoi occhi, perciò per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno con trincee, ti assedieranno e ti angustieranno da ogni parte. Getteranno a, a terra te e i tuoi figli che abitano in te, non lasceranno in te pietra su pietra, poiché non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare quanti lì dentro vendevano e compravano, dicendo loro: Sta scritto, la mia casa è casa di preghiera. Voi invece. Mi avete fatta una spelonca di ladri e ogni giorno insegnava nel Tempio. Allora l'Evangelista San Luca ci narra questo bellissimo e toccante episodio: Gesù che piange su Gerusalemme, sulla città santa e fa una profezia molto importante, che poi puntualmente si è verificata. Diversi alcuni decenni dopo la morte di Gesù sulla croce, questi castighi che si abbatteranno su Gerusalemme e che poi eh, saranno all'origine di un importante fenomeno di diaspora ebraica nel mondo, profezia che appunto dal punto di vista storico si è realizzata con il famoso assedio di Gerusalemme, siamo nel 70 d.C. Il generale romano Tito guida questo assedio, ehm, che aveva come obiettivo la repressione di una importante rivolta, ribellione del popolo, del popolo israelita contro il dominatore romano, organizzata dagli zeloti quella no? fazione eh, politico-religiosa del mondo ebraico, che appunto, tra l'altro, con fortissime eh, caratteristiche messianiche mh, predicavano appunto uh, l'avvento del messia in senso uh, meramente politico questa rivolta viene sterminata alla fine di quella che sono passate alla storia con il nome di guerre giudaiche grazie all'intervento definitivo del generale futuro imperatore tito e culmina con un evento che per il popolo israelita è a ripercussioni non solo storiche ma anche e forse soprattutto spirituali non indifferenti ossia la distruzione del tempio di gerusalemme il cuore dell'identità ebraica come se non bastasse i romani pagani entreranno nel luogo inviolabile del tempio il sancta sanctorum al quale neanche gli stessi ebrei potevano accedere facilmente, solo il sommo sacerdote e solo, tra l'altro, in determinate circostanze dell'anno potevano accedervi per eh, parlare, diciamo così, con Dio faccia a faccia. C'era lì l'arca dell'Alleanza con le tavole della legge. I romani, ripeto, pagani, compiono questo gravissimo sacrilegio, Deporta, entrano nel Sancta Sanctorum e deportano. Di tantissimi oggetti sacri su pellettili religiosi custoditi al suo interno. Allora, ovviamente questa distruzione di Gerusalemme, la profezia della distruzione di Gerusalemme, non va letta solo in senso storico, ha anche un significato allegorico, sempre valido, per la storia dell'umanità. Valido ieri come oggi una profezia, diciamo così, che ha sempre da confiersi, certo dal punto di vista storico, il popolo di Israele, come sappiamo, ha rifiutato di riconoscere Gesù come il Messia, il Cristo, l'unto del Signore, il vero re promesso da Dio sin da, dall'inizio, um, il primo il primo uomo. Che riceve la promessa messianica da Dio e addirittura Adamo, quindi proprio l'istante immediatamente successivo al peccato originale. Israele, popolo dell'antica alleanza, viene disperso a causa della sua invidia, della sua cecità, della sua superbia. Dio, però, offre la salvezza a tutti gli uomini. Ovviamente, anche agli israeliti, non rinnega. Gli israeliti anche a loro offre la salvezza nell'unica vera fede che salva. San Paolo è chiaro al riguardo: nella lettera ai Galati, non c'è più giudeo né greco, maschio o femmina, libero o schiavo. La Chiesa, il popolo di Dio, è chiamata a includere in sé tutti gli uomini. Israele era una prefigurazione della Chiesa. Adesso, dopo l'avvento di Cristo, questa Chiesa è chiamata ad abbracciare tutto il globo ed è molto efficace in tal senso la profezia che San Paolo proferisce a Roma, come la, così come la leggiamo nell'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli, alla fine del capitolo ventottesimo. Allora qual è il significato spirituale che alla fine è quello che più ci interessa di questo lamento di nostro Signore su Gerusalemme? Sapendo che Gerusalemme, la città santa, rappresenta la Chiesa, misticamente rappresenta la Chiesa, allegoricamente. In effetti, nel corso della storia della Chiesa, tante volte vediamo come la Chiesa in qualche misura tradisce o sembra tradire. Il mandato ricevuto dal Signore, qual è il mandato ricevuto dal Signore? Beh, anzitutto quello di annunciare il Vangelo e poi di battezzare. Sappiamo che il Signore, come dice il Salmo, è lento all'ira, grande nell'amore. Comunque non dobbiamo dimenticare che Dio castiga. Anzi, i castighi sono paradossalmente. Forse dal nostro punto di vista. Eppure, così i castighi sono una delle più alte forme di misericordia. Questo perché in Dio non dimentichiamolo mai, giustizia e misericordia sono sempre legate. Dio non, è, non compie mai un atto di giustizia contro la misericordia, e viceversa. Dio castiga, cioè rende casto, purifica rende puro l'uomo, la Chiesa, nel momento più adatto. Noi sappiamo infatti che qual è la, la distinzione tra la giustizia e la misericordia? Giustizia è dare a ciascuno secondo ciò che si merita, nel bene o nel male. Premiare i meriti, punire i demeriti. Questa è la giustizia. Cos'è invece la misericordia? misericordia e dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Allora capite che noi uomini dobbiamo imparare a capire qual è l'ora della giustizia e qual è l'ora della misericordia. E non è facile capire quando è l'una e quando è l'altra. Dio invece, che è la stessa sapienza, è onnisciente, onnipotente e perfetto in una parola sa bene quando è l'ora dell'una e quando è l'ora dell'altra. Quindi Dio castiga sempre al momento opportuno. Per di più, come dicevo, giustizia e misericordia sono sempre unite in Dio. Le operazioni divine sono sempre allo stesso tempo giuste e misericordiose. Dio invia nel corso della storia castighi. Non dobbiamo temere di ribadire questa verità di fede. Del resto, lo, lo ammettiamo noi stessi nell'atto nell di dolore quando ci confessiamo. La bellissima preghiera che dovremmo imparare a recitare anche nel corso della giornata. Nell'atto di dolore, noi diciamo: Mi pento e mi dolgo per i miei peccati aver meritato i tuoi castighi quindi in questa preghiera noi riconosciamo di aver meritato dei castighi e implicitamente riconosciamo che dio castiga l'uomo Cosa sono i castighi di dio sono dei mali fisici o spirituali non sono mai dei mali morali il male morale è è il peccato c'è un solo male morale ed è il peccato anzi in realtà dobbiamo dire c'è un solo vero male il peccato solo il peccato è davvero male nel senso pieno del termine tutti gli altri cosiddetti mali i mali fisici i mali spirituali quindi le malattie la tristezza la disperazione la morte non sono mali in senso assoluto. Dio può inviare questi mali relativi per un bene maggiore. Questo bene maggiore è il fine. Quindi questi mali relativi sono mezzi per il bene assoluto che è lo stesso Dio. Ecco perché da qui i castighi, da qui la sofferenza. L'uomo soffre a causa di una condizione esistenziale corrotta dal peccato. Noi viviamo immersi in un diciamo così, in un ecosistema di peccato. Anche la, nat la natura stessa, pensate, la, proprio intesa nel senso di, cre di creato di ambiente, come diciamo oggi, soffre a causa del peccato originale. Lo dice chiaramente San Paolo. Eh, l'uomo soffre anche a causa delle proprie azioni, della propria cattiva condotta. Non dimentichiamo che l'uomo tende più facilmente a compiere il male che a compiere il bene. Ma allo stesso tempo, e questo sembra paradossale per l'uomo moderno che è abituato a, a pretendere il piacere come se fosse un diritto, l'uomo soffre. Anche perché in un certa misura ha bisogno della sofferenza per crescere. L'uomo ferito dal peccato originale non comprende che cosa è il bene e che cosa è il male, fino a che non fa esperienza del bene o del male fino in fondo. Allora la Chiesa la mistica Gerusalemme è chiamata oggi più che mai, visto che viviamo in un periodo di crisi della Chiesa, a riflettere sulla propria storia e a chiedere perdono anche per le proprie malefatte, per i propri peccati, per i propri tradimenti. Gesù piange ancora oggi su Gerusalemme, cioè sulla Chiesa, sulle sue infedeltà. E noi vediamo. Se scorriamo le pagine della storia della Chiesa. Ogni volta che la Chiesa si è allontanata dalla sua missione di evangelizzatrice e di sacramento sensibile, ecco che la Chiesa ha sperimentato i castighi di Dio, castighi sempre finalizzati a ricondurre l'Israele mistico, la Chiesa cattolica, sulla retta via. Nella lettera agli ebrei leggiamo il Signore corregge colui che ama, per quote chiunque riconosce come figlio. Bellissimo questo versetto che troviamo nel capitolo dodicesimo della lettera agli ebrei. I castighi sono il richiamo alla santità. E noi tutti siamo chiamati a compiere questo cammino di santificazione, un cammino che inevitabilmente passa. Attraverso la croce di Cristo, però ci dà anche speranza perché sappiamo che dopo la croce c'è la risurrezione. Grazie cari amici per avermi accompagnato in questo appuntamento consueto della, di commento al Vangelo. Auguro a tutti voi una Santa Domenica.